Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la G-Skill Rip Jaws KM570, ultima tastiera di tipo meccanico prodotta dalla G-Skill, uscita praticamente qualche settimana fa. È una tastiera davvero classica ed elegante, con una retinazione di colore rosso, soltanto di colore rosso, quindi non è dotata della classica retinazione di tipo RGB. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo sempre l'immagine illustrativa del prodotto, le caratteristiche del prodotto stesso. Nell'angolo in alto a destra troviamo l'adesivo che ci ricorda la dotazione di switch meccanici CRMX Red. Sono disponibili in commercio anche i blu e i brown, quindi ampia scelta. E il layout è americano. Passando nel retro della confezione, troviamo un'ulteriore immagine illustrativa e ulteriori caratteristiche e specifiche riguardo il modello. All'interno della confezione troveremo una warranty guide, un quick start guide, un piccolo estrattore di plastica che ci permetterà quindi magari di pulire meglio la tastiera ed infine la tastiera stessa, la G-Skill Rip Jaws KM570. Come notiamo è una tastiera dal design davvero semplice ed elegante, sono tastiere quindi di immediato utilizzo, sono destinate anche a coloro che non gradiscono mille colori, mille luci, quindi una tastiera sobria. E come abbiamo già detto è dotata di retroilluminazione di colore rosso, del solo singolo colore rosso. Avremo comunque possibilità di variare gli effetti di luce e l'intensità della retroilluminazione. Come possiamo notare quindi la colorazione è prettamente di colore nero, che di notte migliorerà comunque l'effetto della retroilluminazione di colore rosso. Il layout di digitazione, come abbiamo detto, è americano. Passando più nel dettaglio, troviamo sopra le freccette direzionali la serigrafia del brand G-Skill, mentre le freccette direzionali sopra e sotto ci daranno modo di aumentare e diminuire l'intensità dell'illuminazione, mentre quella di sinistra e quella di destra di regolare il tempo per la retroilluminazione. Quindi nel caso mettiamo un effetto di respiro, potremo impostare la velocità di questo effetto. È una tastiera dotata anche di tasti multimediali e funzionali, quindi dal tasto F1 al tasto F5 troveremo quelli funzionali, quindi per aprire risorse del computer, Internet Explorer, la posta, la calcolatrice e quant'altro, mentre quelli là multimediali vanno da F9 ad F12. Oltre a quelli presenti sopra il tastierino numerico, ad eccezione del tasto MR che ci permetterà di registrare on the fly le macro. Infatti è una tastiera priva di software di gestione, a differenza del modello KM780 RGB già recensito, e quindi potremo registrare la macro semplicemente cliccando il tasto MR e poi iniziando la digitazione dei tasti che ci interessano per la macro. Alla fine dovremo premerlo per confermarlo e salvarlo nella memoria interna di cui questa tastiera è dotata. Tornando un attimo ad altre caratteristiche e tasti della tastiera, troviamo il tasto F6 che ci permetterà di passare da modalità 6 CRO, quindi 6 tasti per quanto riguarda l'anti-ghosting, a una modalità NCRO, quindi full anti-ghosting, e quindi potremo premere tutti i tasti che vorremo sulla tastiera. Il tasto F7 ci permetterà di variare gli effetti di luce, riguardanti sempre il singolo colore rosso, e il tasto F8 per variare i singoli tasti, in quanto i tasti sono redeterminati singolarmente, quindi premendo in combinazione sempre il tasto Fn più il tasto F8 potremo eventualmente assegnare il colore rosso soltanto ai tasti WASD o qualunque altro tasto ci interessi in gioco. Altro piccolo dettaglio, troviamo la serigrafia sulla barra spaziatrice, mentre passando nel retro della tastiera troviamo un design altrettanto semplice e classico, classica superficie in plastica. Nella parte alta troviamo i piedini in plastica che ci permetteranno di alzare un minimo la tastiera. E nella parte inferiore troviamo tre piccoli piedini in gomma,
Scusate, nel caso non volessimo utilizzare i piedini in plastica per rialzare la tastiera. Nella parte superiore non troviamo eventuali porte USB e pass-through, ma semplicemente il foro da dove proviene il cavo. È un cavo rivestito in treccia di tessuto e il connettore USB è placcato oro. Passando ai switch, come abbiamo detto, questo modello ricevuto è dotato di switch meccanici RED, come possiamo sempre sentire. Proviamo a rimuovere un caps e, come possiamo vedere, sempre troviamo lo switch del colore di nostro interesse e nella parte superiore troviamo il LED, che in questo caso è un LED a singolo colore e, come abbiamo già detto più volte, di colore rosso. Con questo dunque è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com per ulteriori immagini, approfondimenti, test e insomma la recensione completa. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.